Ok, ora andiamo al one knob pressure. Questo plugin praticamente aggiunge al suono sempre una distorsione, però nel frattempo è come se lo comprimesse, quindi abbiamo una compressione molto potente e nel frattempo distorce un po' il suono. Andiamo subito a vedere come funziona. Quindi dà molta potenza comunque al suono e questo nei limiti sempre del clippare possiamo utilizzarlo come vogliamo, insomma, magari gli possiamo mettere dopo un limiter per evitare che comunque vada a clippare digitalmente, quindi che vada sullo zero, e possiamo gestirci la quantità di volume che vogliamo e di compressione a questo punto che vogliamo dare al suono, quindi pressure, proprio perché dà una pressione, ecco, una pressione come se ci fosse molta aria che entra nei microfoni, quindi molta pressione sonora sul microfono che dà appunto questo effetto. Abbiamo diverse modalità: Unity, Boost e Pad. Andiamo a vederle singolarmente, quindi spingendo il nostro one knob. Quindi Unity già l'abbiamo visto, riascoltiamolo un attimo. Boost. Ancora più aggressivo, perché giustamente boost, quindi serve a enfatizzare comunque tutto l'insieme, quindi ancora di più rispetto a Unity. Può essere utilizzato per creare dei belli effetti creativi durante un brano, per esempio io questo lo consiglierei all'interno di uno special, in modo che la batteria cambi come intenzione, volendo anche, cioè, quindi la batteria continua a suonare esattamente come suonava prima, però comincia a cambiare il tipo di sonorità, quindi è come se fosse una batteria diversa, perché dà comunque l'impressione di essere diversa in ogni caso. Poi magari in qualche altro video farò qualche esempio proprio pratico di quello che sto dicendo e a questo punto anticipando. E poi andiamo a vedere pad. Vediamo un attimo come funziona. Questa è solo una compressione, non aggiunge nessuna distorsione al suono. Quindi, questo per quanto riguarda il pressure.